Salve a tutti, sono Gabriele Rontani della VS Technologies e oggi sono in fiera per presentare voi SwimSafe. SwimSafe è un dispositivo anti-intrappolamento che tramite la lettura di sensori di pressione negativa in configurazione ridondante permette di capire se un oggetto o una parte del corpo è rimasta intrappolata nelle prese di fondo o nelle prese aspirafango delle piscine. La famiglia SwimSafe si divide in due prodotti, SwimSafe e SwimSafe Pro. SwimSafe è un dispositivo più piccolo per piscine di piccole dimensioni adatto a pompe con potenza fino a 1,5 cavalli. Questo prodotto va in serie tra la pompa e la presa di corrente. Tramite appositi sensori non solo è capace di rilevare quando una parte del corpo o un oggetto rimane intrappolato nelle prese di fondo, ma anche di capire qualora il sistema presenti un'anomalia. Tramite un'applicazione sul telefono è possibile regolare dei parametri, tra cui l'orario di avvio e stop della pompa, oppure è possibile avviare il prodotto semplicemente collegandolo alla presa di corrente. Il prodotto si presenta in maniera molto semplice e possiede un segnalatore luminoso che segnala appunto lo stato di operatività del dispositivo e un segnalatore acustico che segnala un eventuale problema. Il dispositivo è semplice da collegare. Durante la fase di avviamento possiamo vedere che il LED è di colore blu e indica che il dispositivo sta acquisendo i dati per il corretto flusso dell'acqua. Se la procedura va a buon fine, il LED diverrà verde. In caso di ostruzione, scatta l'allarme e si accende il LED di colore rosso, che indica l'emergenza. SwimSafe Pro invece è un dispositivo che è adatto a piscine di grandi dimensioni e per un settore più professionale. SwimSafe Pro infatti presenta un'interfaccia grafica che permette della regolazione e l'impostazione dei parametri in tempo reale, oltre a poterli visualizzare. Abbiamo prima di tutto un sistema di manutenzione della piscina in cui il sistema può disattivarsi per un tempo fino a 55 minuti per permettere la pulizia della piscina. Tramite questo sistema è possibile attivare o spegnere la pompa tramite un timer interno o esterno. Nella sezione Settings, ovvero Impostazioni, dobbiamo mettere una password perché stiamo per accedere a dei parametri sensibili. I parametri della sezione Setting sono pressione minima, pressione massima, ritardo nella lettura dei sensori, ritardo nell'accensione del prodotto. Il nostro obiettivo è consapevolizzare le persone dei rischi che si corrono nelle piscine, pubbliche e non. In un luogo dove ci si dovrebbe svagare e avere una giornata di relax, si possono correre dei rischi non indifferenti. Per maggiori informazioni visitate il sito www.swimsafe.it.